Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oh Dio, e del Santo Vescovo Nicola, poni un segno di riconciliazione tra l'Oriente e l'Occidente. Concedi a noi che celebriamo la sua traslazione da Mira a Bari di amare l'unità della tua Chiesa per crescere in tutto verso Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla storia della traslazione di San Nicola, vescovo, redatta da Giovanni Arcidiacono Varese. Questa festa della traslazione di San Nicola non deve essere celebrata dai fedeli con minore letizia e solennità di quella della morte del santo. Nell'anno 1087 dell'incarnazione e della nascita di nostro Signore Gesù Cristo, alcuni varesi con tre navi vollero partire verso Antiochia per motivi di commercio. Mentre navigavano a vele spiegate sulle acque, i suddetti naviganti, come pervasi da divina ispirazione, cominciarono a parlare tra loro del rapimento di un così grande tesoro e dopo pochi giorni di navigazione favorevole giunsero a Mira. Bene armati, come se dovessero andare incontro a dei nemici, cominciarono a procedere. Ma giunti all'ingresso della chiesa, deposero le armi e umilmente entrarono nel sacro tempio, rivolgendo suppliche al santo. Terminate le preghiere, chiesero senza indugio dove fosse sepolto il santo corpo. Uno dei naviganti, di nome Matteo, afferrato un martello, colpì la lastra marmorea e la infranse. Ne uscì un odore fragrante e dolcissimo, e tutti i presenti furono pervasi da una gioia immensa. Inoltre, lo stesso giovane, immergendo la mano, rinvenne quel tesoro prezioso che cercava con ineffabile desiderio e, afferratolo coraggiosamente, lo trasse fuori con celerità. Estratte le altre parti del corpo all'infuso e con coraggio, si accorse che mancava ancora la testa. Si calò allora dentro la tomba per cercarla e, trovatala, ne uscì. Era il 20 aprile. Avvolsero le ossa nella tunica di uno dei due presbiteri che erano con loro. Salirono dunque sulla nave e, avvolte le ossa in un altro panno, candido e nuovo, le deposero in una piccola urna di legno e, pieni di letizia, salparono velocemente e cominciarono a remare con lena. Dopo pochi giorni approdarono al porto di San Giorgio, luogo che non dista più di 5 miglia dalle mura di Bari. Intanto inviarono innanzi alcuni di loro come messaggeri al clero e al popolo di Bari. Alla notizia, immediatamente per tutta la città si diffuse una gioia inusitata e straordinaria, e tutti, rimosso ogni indugio, donne e uomini di tutte le età e perfino i malati, si radunarono presso il Lido. I naviganti affidarono ad Elia, abate del cenobio di San Benedetto, l'urna contenente le sacre reliquie, ed egli, ricevendola, la depose nella chiesa del convento il 9 maggio e la custodì con cura ed attenzione per 3 giorni e 3 notti con i suoi confratelli. L'urna fu poi tolta di là
è condotta in quella che è chiamata corte del catapano. Chi conosce i disegni del Signore o chi mai fu suo consigliere? Noi possiamo con certezza asserire che la provvidenza volle che fosse trasferito dall'Asia fino a Bari questo dono graditissimo e prezioso per la salvezza degli italiani, anzi di tutta l'Europa. Per la salvezza degli italiani, anzi di tutta l'Europa. Il Signore ha voluto che San Nicola e Bari fossero dal 1087 una sola cosa. Però lo sappiamo, il nostro patrono è il santo più venerato in Europa e quest'anno vorremmo affidare a lui quanto i paesi dell'Europa stanno vivendo nei confronti dei fratelli dell'Oriente, del Medio Oriente, dell'Africa, che bussano alle nostre porte. Per questo vogliamo accogliere quell'appello ulteriore che Papa Francesco ha voluto rivolgere ancora qualche giorno fa ai rappresentanti dei paesi europei. La presenza del nunzio apostolico in Italia, Sua Eccellenza Monsignor Adriano Bernardini, che è rappresentante del Santo Padre nella nostra Italia, vuole oggi ancora una volta sottolineare il significato cristiano della nostra devozione a San Nicola. Se è il santo dell'unità, il santo della cattolicità, il santo dell'ecumenismo, come noi possiamo vivere questa sensibilità chiudendo il nostro cuore ai fratelli del mondo? Il Signore sa che cosa ci chiederà negli anni a venire per l'accoglienza dei nostri fratelli, ma noi questa sera vorremmo affidare a lui, al grande San Nicola, il cuore, le labbra, i corpi, i desideri di tanti nostri fratelli del mondo che sono figli di Dio come noi e che Dio ama come ama noi, perché tutti siamo capaci di aprire il nostro cuore. Celebriamo il nostro Salvatore che ha distrutto la morte e con il Vangelo ha diffuso la vita e l'immortalità. A lui umilmente diciamo: ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Tu che nel Santo Vescovo Nicola hai mirabilmente illuminato la tua Chiesa, fa che i cristiani si rallegrino sempre per la sua santità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tu che per la preghiera del Santo Vescovo hai perdonato i peccati del tuo popolo e hai sconfitto le eresie e gli idoli, per la sua intercessione proteggi sempre la tua Chiesa. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Hai scelto il santo in mezzo al tuo popolo
e gli hai donato il tuo spirito. Riempi dello stesso spirito il nostro Papa Francesco e tutti i pastori del tuo popolo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Hai concesso al tuo servo Nicola di soccorrere i naviganti in mare e di liberare il suo popolo dalla fame. Fa che anche noi siamo strumenti del tuo amore presso i fratelli che sono nel bisogno. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.